Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo video. Primo bucone dell'anno, ma che riguarda gli ultimi 3 mesi del 2020. Allora, partiamo dal primo. Vado in ordine casuale, anche se bene o male dovrebbero essere in ordine, però meglio fare queste premesse. Non mi ricordo quale ho letto prima o quale ho letto dopo, però diciamo l'idea di massima dovrebbe essere giusto l'ordine. Allora, il primo è La scomparsa di Stephenie Meyer di Joël Dicker. Tipico di Kerr questo libro, un po' su tutto. L'ho trovato a 15 euro, sì, e mi dà un po' fastidio che sia stato pubblicato da un'altra casa editrice, quindi è diverso rispetto agli altri due libri che ho di Kerr, però vabbè, passiamo oltre. Mi è piaciuto, ma c'è un po' di amaro, non lo so, c'è qualcosa che non mi ha convinto, però ne parleremo magari meglio nel wrap-up. Così come anche Dormire in un mare di stelle di Christopher Paolini, primo libro fantascientifico dell'autore, come se avesse scritto chissà quanti libri. Io l'ho conosciuto tramite Il ciclo dell'eredità circa 10 anni fa e raga, la copertina è meravigliosa, è meravigliosa, guardatela, sbrilluccicosa, blu, no vabbè, io tipo adoro tantissimo. Il contenuto anche, ben valido secondo me. Però non ho ancora una visione completa di questo libro perché devo ancora leggere il secondo volume, questo è il primo. Non so bene cosa pensare, quindi non so neanche bene cosa dire, però sicuramente è da leggere assolutamente. Secondo me tutti i 20 euro che spenderete in questo libro saranno ben spesi, secondo me. A differenza dell'ultimo flop che ha scritto, però passiamo avanti. Allora, un libro che mi ha deluso, ma anche no, sinceramente un po' contrastante la mia idea, è Il caso Fitzgerald di John Grisham. Non avevo mai letto niente dell'autore, mi aspettavo chissà quale libro, che da un lato queste aspettative sono state buone, diciamo ci ho azzeccato, però dall'altra parte sono state un po' deluse perché mi aspettavo chissà quale libro, che poi in realtà è un libro normalissimo come magari altri. Sinceramente, l'avevo comprato solo perché io amo Fitzgerald, quindi ho detto vabbè, adesso lo compro, vediamo cosa c'è. E tipo ho scoperto ogni volta che Grisham mi citava Il Grande Gatsby, che è il mio preferito di Fitzgerald, e quindi tipo adoro tantissimo, proprio livelli proprio sclero, a livelli extreme proprio. Però dall'altro lato mi aspettavo molto meglio, mi aspettavo tutti gli intrighi, le cose, no, così. Sì, ma anche no. Anche in questo caso magari ne parleremo meglio nel wrap-up. Poi, una novità per la saga, in realtà, perché per l'autrice no, ho già letto altro suo, ossia Il trono di ghiaccio di Sarah J. Maas. Io avevo letto già La corte di rose e spine e devo dire che, basandomi sul primo del trono di ghiaccio e il primo della corte di rose e spine, Il trono di ghiaccio mi è piaciuto molto di più. C'è un sacco di cose di più, troppo, come posso dire, tutto troppo rispetto alla corte di rose e spine. Cioè io ho amato tutto, veramente ho amato tutto. Cioè, non... però sì, ecco, non ho ancora in questo caso la visione completa, neanche per Sarah J. Maas, né per Luna, né per l'altra saga, quindi non posso dire granché in realtà, però sicuramente farò una recensione, non lo so, comunque ne parleremo meglio perché devo sclerare. Poi 3 libri che non ho ancora letto, quindi ve li faccio vedere un po' così. Allora, il primo è Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris. Allora, la copertina mi fa un po' inquietudine, devo dire, mi fa molta inquietudine, però è fighissima, è veramente fighissima. Forse avrei scelto un altro colore per le scritte, perché non lo so, però ci sta, ci sta. Avrei scelto anche un altro colore per dietro questa copertina, quella per la costina, però in linea generale, diciamo, ci sta bene, ci può anche stare come abbinamenti. Mi ispirava più che altro per l'autore, perché l'avevo sentito in giro, però non avevo mai letto nulla di suo, quindi ho detto vabbè, compro questo, vediamo com'è. Tra l'altro anche a prezzo basso perché è la flessibile e l'ho comprato insieme a un altro libro, quindi perfetto. Se non mi piace,
ci ho speso poco, insomma, e anche poco tempo, dato che non è un mattone, e forse sono neanche tipo 300, sì, oddio, non sono neanche 300 pagine, in realtà ne sono 460 circa. E diciamo che una settimana, ecco, di tempo e pochi soldi, quindi nulla di grave. Stesso discorso per Il destino dell'orso di Dario Correnti. Ho scoperto che Dario Correnti è uno pseudonimo di due autori, però non so chi siano in realtà. L'avevo letto e dovrebbero essere anche famosi, ma non mi ricordo in questo momento. Allora, thriller, quindi top, due autori italiani, quindi top, copertina tipo topissimo, perché cioè io guardatela, è meravigliosa, giuro che è meravigliosa. Poi ci sta benissimo tutto, cioè è fantastico, è fantastico. Sapete che io adoro i thriller dopo i fantasy, quindi io tipo non potevo non comprare questo. È meraviglioso. E speriamo che mi piaccia. Questo dovrebbe essere un po' più corposo rispetto al... No, ho azzeccato tutte le pagine, sono 400 pagine, quindi un po' più piccolino rispetto a Tomarris. E speriamo bene, io sono tipo gasatissima, delle aspettative molto alte perché, cioè, a parte che secondo me è un book porn, non a livelli delle edizioni dello Oscar Wilde, perché le edizioni dello Oscar Wilde sono veramente dei book porn tipo assurdi, però mi piace un botto. Poi questo, l'ultimo, in realtà non l'ho comprato, ma l'ho preso in prestito, in realtà me l'hanno regalato, se così posso dire, non so neanche chi. Perché l'ho preso dalla casetta degli uccelli, no? Non so se esiste anche nel vostro paese questa cosa. E ho preso un altro thriller, cioè Colpevole di Silenzio. Questo mi sembra piccolino, vediamo quante pagine sono prima di dire un numero che poi non è vero, dovrebbero essere poco più di 300 pagine. Sì, di Taylor Smith. Non lo so, bruttino in realtà, veramente bruttino come copertina. Però mi piaceva un botto la trama e mi piaceva, cioè, a parte che è un thriller super tascabile, bruttino, ripeto, brillante bruttino, però mica son botto, mica son botto. Allora, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali libri avete comprato, anche nell'ultimo mese, nell'ultimo periodo del 2020 comunque. Questi io li ho comprati tra ottobre, novembre e dicembre 2020, quindi magari fatemi sapere, insomma, anche sotto Natale cosa avete letto, cosa avete comprato, insomma, un po' di pettole, insomma, su questo senso. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!